Cardinale, si entra nel vivo delle amministrative, a sfidare l'uscente Sagliano sarà Salvi. Al voto amministrativo dei prossimi 14 e 15 maggio, a giocarsi la partita per l'elezione al sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale, saranno l'uscente Danilo Stagliano e Nicola Salvi, che dovrebbe rappresentare il gruppo di opposizione uscente. La decisione è arrivata nel corso dell'incontro di venerdì sera, quando la componente contrapposta alla maggioranza di Io Partecipo ha trovato la convergenza sul nome di Nicola Salvi, stimato odontotecnico libero professionista che in Consiglio Comunale era entrato per appena un anno, per poi dimettersi dal giugno del 2018 sino all'agosto del 2019, quanto per la lista Insieme per Cardinale, per surroga era entrato Ivan Posca. Con la scelta di Nicola Salvi, ritenuta ponderata per via del profilo del neocandidato alla carica di sindaco, vengono meno una serie di ipotesi fatte circolare nell'ambiente politico cardinalese. Alcuni rumors davano in pista l'uscente capogruppo di minoranza di Insieme per Cardinale, Giuseppe Marra, ex sindaco del piccolo borgo in carica prima dell'avvento del sindaco Danilo Stagliano nell'elezione del giugno 2018, quando aveva ottenuto 875 preferenze sui 563 di Giuseppe Marra. In lizza pure l'ex sindaco Bruno Nisticò e lo stesso consigliere Ivan Posca. Adesso, con l'ufficializzazione della componente a candidato alla carica di sindaco di quella che era la lista Insieme per Cardinale, si andrà avanti con la composizione della lista e naturalmente con il programma politico-amministrativo. In linea di massima, il ragionamento emerso è che puntare sulla compattezza di un gruppo solido potrebbe significare avere maggiori chance di rivincita di quello che era stato l'ultimo risultato amministrativo. Colleghi consiglieri di Salvatore Nicola Salvi, che avrebbero garantito il pieno appoggio, anche se adesso tutto l'interesse è sulla composizione della squadra e sugli apparentamenti dei gruppi che non si trovano sulle posizioni della maggioranza uscente, Giuseppe Marra, che ha alle spalle una ragguardevole esperienza amministrativa assieme a Ivan Posca e Catiuscia Mazza, quest'ultima a quanto pare non dovrebbe ricandidarsi. Si erano fatti carico di mettere in atto un'azione di controllo e di vigilanza sull'azione dell'esecutivo della sede municipale di Via Vittorio Emanuele, specialmente per quanto riguarda il settore economico-finanziario, che riguarda da vicino la gestione delle entrate e quindi delle spese dell'ente, e poi tutto il vasto settore dei lavori pubblici, dove il sindaco Danilo Stagliano punta per il secondo consecutivo mandato. Adesso si punta a capovolgere le posizioni, così ha ribadito il neocandidato alla carica di sindaco di Cardinale. Sul fronte maggioranza, il sindaco uscente Danilo Stagliano aveva già anticipato che sarà confermata per 9 decimi la lista che si era aggiudicata all'ultima tornata elettorale, fatta eccezione per un solo componente, Mario Meliti, che si era dichiarato fuori dai giochi. In provincia di Catanzaro al voto di maggio saranno in tutto 7 comuni: Cardinale, appunto, poi Guringa, Gasperina, Guardavalle, San Mango d'Aquino, Santa Caterina e Saletti.